la voce di Pistoia nel mondo. Pistoia by night, Pistoia by night, Pistoia by night, la musica a 360 gradi, proposta da Enrico Pacca, Enrico Pacca, ogni giovedì alle ore 22:30, solo su Radio Pistoia Web. Oh my God! Ma come si fa a fare un regolamento del genere? Buonasera a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Pistoia by night con il vostro Enrico Pacca dall'altra parte del vetro. Oggi abbiamo anche una new entry, Lorenzo, e poi c'è ovviamente il nostro Tigio. È tornata anche Fede, ciao Fede. Buonasera, senza microfono. Buonasera. Buonasera Fede, ci sei mancato. Lo so, ma sono stato malissimo. Sono ancora un po' raffreddato, come potete sentire, però sono contento di essere tornato in radio. Grande Fede. Allora, stasera seratona anni 80. Stasera si fa una seratona con la musica del presente, si fa 2024. Però prima diciamo anche il numero WhatsApp 0573 190 68 30 se i nostri ascoltatori che si staranno sicuramente connettendo alla diretta, perché siamo in diretta su YouTube, su Facebook e anche sul nostro sito www.radiopistoiaweb.com, saranno lì belli caldi che aspetteranno appunto questa nuova puntata che ha appena cominciata di Pistoia by Night. E appunto, come dicevamo prima, parleremo di novità discografiche. Ci saranno grandi ritorni, grandi e nuovi artisti, quindi tenetevi ben saldi, ben incollati alle sedie, perché veramente ce ne saranno per tutti i gusti. E partiamo subito con un grandissimo ritorno. Loro sono i The Management, più comunemente conosciuti con gli MGMT. Questa è People in the Streets. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Pacca, solo su Radio Pistoia Web. There's people in the streets.
Erano i The Management con People on the Streets qui su Pistoia by Night con il vostro Enrico Pacca, un grandissimo ritorno dopo la hit Kids. Chi veramente è appassionato di musica si ricorderà sicuramente di questo brano del 2007 che ha avuto un grandissimo successo. Il gruppo è tornato adesso con un nuovo album, si chiama Loss of Life, uscito proprio in questo mese. Bel disco, devo dire, un grande album, un grande ritorno, per cui veramente acquistatelo perché ne vale assolutamente la pena. La band di Benjamin Goldwasser, devo dire, è tornata in grandissimo stile. E noi vi ricordiamo che siamo sempre su YouTube, su Facebook, aspettiamo che i nostri amici comincino a collegarsi. Intanto Tigio, vedo che dall'altra parte del vetro comincia a fare anche le condivisioni, quindi ragazzi tenetevi ben saldi perché appunto, come dicevo prima, ne vedremo veramente delle belle. E il prossimo gruppo che vado a presentare raffigura un po' quello che è, secondo me, l'album più emblematico di questo 2024. Avevo già passato un brano la scorsa volta dei The Last Dinner Party, gruppo tra l'altro inglese con il cantante Abigail Morris, e devo dire che questo Prelude to Ecstasy più lo ascolto più mi interessa. È veramente un disco, secondo me, uno dei più belli album di quest'anno. Ci ascoltiamo un altro estratto, oggi si chiama Sinner. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Pacca, solo su Radio Pistoia Web. E il giudizio degli altri è una nebbia cattiva, come un'ombra che striscia piano piano. Ciao.
wish I knew you. Back when we were both small, I wish I knew you. But I have gotten too tall, I wish I knew you. When touch was innocent, I wish I knew you. Before it felt like a sin. Ed è Last Dinner Party con Sinner. Abbiamo ascoltato anche i Subsonica con Mattino di Luce dal nuovo album Realtà Aumentata. La band torinese di Samuel, devo dire che è tornata con un grande album. Già il disco, il singolo d'esordio Pugno di Sabbia, a me è piaciuto particolarmente, e anche questo nuovo, questo singolo che poi è incluso nell'album, devo dire che è veramente spettacolare. Ma soprattutto The Last Dinner Party io consiglio caldamente l'ascolto, perché è un album molto 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 interessante, anche se la musica italiana sta tornando alla grande. Dimmi Tigio. Ci saluta Rodolfo. Oh, grande Rodolfo, grandi. Tu non manca mai, ragazzi. Ogni diretta di Pistoia by Night è qui con noi. Spero che sia curioso anche lui di sentirsi una bella puntata sulle novità discografiche. A proposito ora di novità, appunto, è l'ora di immergersi appunto nei meandri della musica e di scoprire qualche melodia un po' più particolare. Andiamo a far visita un po' a quello che è il blues, e c'è un chitarrista che mi ha incuriosito molto con un album veramente strepitoso. Si chiama Mike Zito, il pezzo è Life is Hard. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Pacca, solo su Radio Pistoia Web.
Mai zito, Life is Hard, qui su Pistoia by Night, grandissima novità veramente di questo chitarrista blues, bel pezzo, un bel album veramente, Life is Hard, per tutti gli amanti del blues, sicuramente da acquistare, perché lui è un grandissimo chitarrista e tra l'altro l'album devo dire che è spettacolare, quindi acquistatelo, sentitelo, perché ne vale veramente la pena. 0573 190 68 30 numero WhatsApp. Siamo sempre in diretta su YouTube, su Facebook, sul nostro sito, in compagnia ovviamente di tanta bella musica. Aspetto anche i messaggi dei nostri amici che sicuramente si staranno sintonizzando, perché arriva una band storica. Una band storica che tra l'altro è tornata con un nuovo album. Loro sono i Magnum, dal lontani anni 80, il pezzo è Here Comes the Rain. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Paca, solo su Radio Pistoia Web. Su Radio Pistoia Web invia un messaggio al numero WhatsApp. WhatsApp 0573 190 6830 190 6830. Vuoi vedere più chiaro nel tuo futuro? Scegli l'indirizzo ottico dell'Istituto Luigi Einaudi in via Pacinotti 11 a Pistoia. Il corso fa conseguire il diploma di operatore meccanico del settore ottico e si articola in 5 anni. Con il diploma di operatore meccanico del settore ottico è naturalmente possibile accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
in particolare ai corsi di laurea in medicina oculistica e ai corsi parauniversitari di specializzazione nel campo ottico, optometria, ortottica. Per maggiori informazioni, rivolgersi direttamente alla segreteria dell'istituto, previo appuntamento, telefonando al numero 0573 25193. Istituto Luigi Einaudi di Pistoia. Una visione chiara del futuro. Solo Uomo, multi-brand store a Pistoia. Tutti i brand che cerchi li trovi qui. Luca ti aspetta con i suoi consigli di stile che mettono d'accordo sia il figlio che il padre, per uno stile elegante ma anche casual e sportivo. Solo Uomo vi aspetta in via Dalmazia numero 279 a Pistoia. Seguici sui social per le promo e le novità in arrivo. Solo l'uomo più semplice che c'è. Segui Radio Pistoia Web sui nostri canali social. Su Facebook. YouTube. Instagram. TikTok. Scarica l'app su radiopistoiaweb.com. E siamo tornati in diretta e qui c'è anche Fede. Sembro J-Ax con 10 anni. Col cappellino della Ceres e la maglietta dell'Eco, cioè, non beviamo birra noi. I registi di là muoiono, piegati in due. Mi annoiavo, sai com'è? Sono venuto a farmi compagnia. Sì. Ma chi è questo Elvis? Che... No, ma c'è Rodolfo che ci sta chiedendo, ma te lo conosci un certo Sam Lewis? Sam Lewis, no, io non lo so. Noi conosciamo soltanto Rodolfo Pisanesco. Grande! ci chiede anche se conosciamo Tommy Emmanuel. No, non lo conosco neanche. Noi le nostre conoscenze. Ma di Tommy ne conosco tanti, e anche di Emmanuel. Però ma di Tommy e Emmanuel è un po' problema. No. Rodolfo non si agganciano molto bene. Super Saiyan, fusione di Super Saiyan, non ce l'abbiamo. Bene, bene. Che prevede la scaletta? Prevede un po' Lucio Dalla anche. Poi c'è Jax, un po' Lucio Dalla. Abbiamo visto, sì, esatto. Te tutto bene, Fede? Ho preso due bombe, e una ieri l'altra sera e una ieri sera, e la terza la prendo stasera. Spero che con la terza mi vada via l'influenza, perché non ne posso veramente più. Per cui, anche perché domani sera, cosa stai leggendo? No, c'è Rodolfo, ragazzi, ci fa... Pacca con Fede mitici. grazie, a posto. Perfetto. Per quelli che si stavano chiedendo, ma Fagioli ha fatto radio, non si vede più, non si sente più. No, ci sono. Ci sono. Ci ascoltiamo i Saxon, Madame Guillotine. Oh, Pistoia by Night, la playlist di Enrico Pacca, solo su Radio Pistoia Web. The jet. I've come to settle your jet. Marie Antoinette. I took your pretty head. I am the scourge of the rich. Revenge of the poor. Your cries are in vain. I can't help with your pain.
Sasson, Guillotine, Biliford ritorna con Fair and the Nation, nuovo album, band storica, ragazzi. Negli anni 80 abbiamo goduto veramente tanto e quando ritornano certi nomi godiamo anche oggi. Fede, ti continuiamo a godere. Sì, sì, bello, sì, sì. Yeah. Si gode. Allora, intanto, sì, no, mi è piaciuto. Un classicone, eh? Sì. È un classicone, sì. Però ci sta bene. Poi, a quest'ora, in questo giovedì di mezza settimana, è ottimo. E salutiamo Monica Monticelli da YouTube che ci scrive buonasera a tutti. Grande, salutiamo Monica. L'immancabile Monica. E poi c'è Rodolfo da Facebook che ci chiede che se noi allora non conosciamo nemmeno Santana. Sì, ha voglia Santana, sì. Certo che lo conosciamo Santana. Volevo fare una battuta, ma non la posso fare, no, sennò no. Ci danno gli eretici. No, ci chiudono il programma. Ci chiudono il programma, la radio direttamente. No, ha visto, non si sa mai il vescovo girasse da queste parti nel caso di non stuziarlo troppo. Ma esatto. Tutti quanti potete dedurre quale fosse la battuta. Comunque, esatto. Comunque. Bene. Quale altra Fede, raccontami qualcosa, dai, tanto non ti vedo. Che cosa hai fatto di bello? Nulla, sono impegnato. Sto facendo, siccome la radio non mi bastava, Allora ho cominciato a collaborare con un locale sulla Sala. Ma un po' tutti più o meno lo sapranno, chi mi segue magari lo sa, chi segue la radio qualcosa ha già sentito. Comunque sulla Sala c'è un locale che si chiama Privilege. Sì? Sì. Rodolfo ha scritto pure io godo a letto con lei. No! Rodolfo, ma non si dicono queste cose in diretta, non hai pudore. Ma la tua lei, ma voglio dire, cosa dice che tu scrivi su, ma lo sa che scrivi su Pistola My Night? No, secondo me non lo sa. Stai facendo tutta la zitta, secondo me, non sa niente lei. Sì. Se anche secondo me. Secondo me. Se no ti bacchetterebbe. Invece te dovresti stare a letto con la tua lei, la tua amata, ad ascoltare Pistola My Night, certo, ad ascoltare noi. Certo, come no. Certo. Due volte. Ancora. Vai, ancora. Ha scritto io dopo faccio gli straordinari. In che senso, scusa? Guardi anche le repliche? In che senso fai gli straordinari? Che personaggio. Te lo riguardi? Vabbè. Rodolfo, basta, no, non vogliamo sapere nel dettaglio cosa, che tipo di lavoro fai la notte dopo Pistola My Night. Ecco, andiamo avanti con la musica, vai. Ci ascoltiamo gli Honeymoon Suite, Don't Join Me. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Paca, solo su Radio Pistoia Web. Come fanno i gestrai, esatto. Nuovo giro, nuova corsa. Animal Sweet, Don't Die Me.
sì. È tutta festa. Però quanto costa la corsa? Bisogna stabilire un prezzo, però. No, è gratis. È per gratis, stasera è gratis. Per gli ascoltatori di Radio Pistola è gratis, fortunatamente. Sì. Qualcosa di gratis c'è rimasto ancora. Grande. E non è poco. Rodolfo si sta scatenando. Ha detto che la sua signora è lì accanto a lui che si sganasce delle risate. Ah, meno male. Meno male. Meno male. Si piangeva, era peggio. Meno male. Appunto, meno appunto, male. Appunto, appunto, appunto. Direttamente dal Canada, un bel pezzo hard rock, sì, a quest'ora ci vuole. Che non dicono? Perché fino ad ora abbiamo ascoltato roba tranquilla. Sì, certo. Ma è tutta roba tranquilla, Pistoia by Night mette sempre roba tranquilla. Cioè, certo, tutta roba 666, giusto 666. Per rimanere in tema di prima. Sì. Ci sono messaggi su YouTube? C'è qualche altro commento? Vuoi leggere? Oppure andiamo subito a leggere. Ci scrive la cosa. Andiamo subito a leggere su YouTube. Ascoltatori di YouTube, fatevi vivi perché noi vi leggiamo. Quindi voi scrivete e noi vi commentiamo. Mi raccomando. E poi non fate di Facebook. Esatto. E poi non fate i timidi perché c'è anche il numero WhatsApp 0573 190 68 30. Dai, io voglio leggere qualche vocale in diretta. Mandiamo qualche vocale. Mandateci dei vocali, dei saluti, qualsiasi cosa. Cosa state facendo? Se avete dormito? Cosa avete mangiato stasera? Se ve lo ricordate? Se no, va bene anche qualche giorno fa. Guarda, noi vogliamo sapere tutto di voi. Chi è? Paura, chi è? Rodolfo. Rodolfo. E dici, Rodolfo. Vai. C'è voci che vogliono riaprire il Kurzal. Il Kurzal. È vero, l'ho sentito anch'io. L'ho sentito anch'io. Se riaprono il Kurzal è tanta roba. Credo una delle poissimissimissime discoteche agibili ancora esistenti qui nella zona del Pistoiese, Piana, Monteatini, quelle zone là, insomma. Vedremo. Ma c'è solo il Don Carlos. Tutti al Don Carlos. T'ha scritto anche se riapre il Concorde, Tigio, eh? T'ha risposto. Lo ha so, detto lo che so. se aspetti che riapre il Concorde, ti viene la barba come la mia. Aia, ti viene la barba come la mia, vedi? Bianca. Grizzoli. Ci ascoltiamo i Blackberry, Like It Was Yesterday. Vai. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Paca, solo su Radio Pistoia Web. Blackberry Like It Was Yesterday dall'album Be Right Here. Molto country, questo sì, un po' country. Sì. 2024. Boh, tanto per cambiare un po', anche il country ci interessa per Pistoia by Night. Tocchiamo tutte le sponde. Esatto, perché poi c'è un bel pezzo di musica elettronica dopo, quindi. Oh, vedi? Dopo vedi. Si parla nel frattempo si è accesa c'è un'accesa conversazione sulle discoteche, sulle riaperture, sui vari DJ papabili che potrebbero lavorare a questa fantomatica riapertura del Kurzal.
c'è chi dice DJ Ago e Bresciani, c'è chi dice aspetta, vado a leggere per bene che aveva scritto Rodolfo. Mi son perso nei cose. Con Ringo DJ o il Bani addirittura. Cioè, sono nomi storici, delle nostre parti, questi DJ resident importanti hanno veramente fatto la scuola delle discoteche negli anni 80-90. Che insomma, chissà, noi siamo. Te andresti a fare una serata? Sì, perché no? Kurzal? Sì, sì. È anche vicino casa, insomma, alla fine, insomma. Ma dove lo riaprono ora il Kurzal? Non so se lo riapriranno, forse sul Serravalle, chissà. Dov'era, spero. Speriamo. Ci sta, lo so, perché qui cambiano le cose, Vabbè, insomma, vediamo. Noi, Rodolfo, mi raccomando, tienici informati. Tienici informati, che noi, insomma, noi si piglia e si va, si fa un pulmino, Radio Pistola Web. Tu monti anche te, la tua moglie, tutti, si va tutti a fare una serata al Kurzal. E tanto noi ci gustiamo un pezzo di musica elettronica di una giovanissima artista, anche lei americana. Ci ascoltiamo Circe Wolf con House of Self Undoing. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Pacca, solo su Radio Pistoia Web. Web. Contattaci al numero WhatsApp 0573 190 6830.
Se devi cambiare la tua vettura, puoi andare da Lenzini Auto, in via Alessandro Volta numero 8, Sant'Agostino, Pistoia. Da Lenzini Auto puoi trovare un'ampia scelta tra vari modelli nuovi, usati, a chilometro zero, oppure usufruire del servizio noleggio. Alla concessionaria Lenzini Auto, adesso trovi una fantastica promozione sulla nuova MG ZS, in visione e pronta consegna, con ben 7 anni di garanzia oppure 150.000 km. Non rimanere a piedi, corri subito da Lenzini Auto, in via Alessandro Volta numero 8, Sant'Agostino, Pistoia, oppure chiama il numero 0573-28609. Acquaria di Nicolai Mirko è la soluzione ideale al trattamento e alla depurazione dell'acqua. Installazione addolcitori, debatterizzatori, piscine e depurazione in genere. Acquaria è anche progettazione, installazione e manutenzione degli impianti idrici. E tu cosa aspetti a immergerti nella nostra realtà? Per info e contatti, visita il nostro sito acquaria.it. Radio Pistoia Web. Radio Pistoia Web. Con noi, nel futuro. Nel futuro. Remember Steve, he's such a thief. He stole your heart and promised he would never leave. And Stephanie, oh what a tease. We fell in love and then we turned to frenemies. Remember Rob was on his job until you caught him talking with your best friend. And then there was Simone. Chelsea Wolf, House of Self-Undoing, Chomero con questo nuovo album Adult Contemporary, Lost and Found, bel album, new disco direttamente dal Montreal di Canada. Abbiamo un infiltrato speciale della CIA che saprà dove riaprirà il Kurzal. Prego. Se qualcuno mi apre il microfono, vero? Perché ho delle notizie importanti sul Cursa, perché fino ad ora voi pensavate, no, che riaprisse, chissà dove può riaprire questo Cursa. Ovviamente parlo così per ovvie ragioni, non farmi riconoscere, vero? No, insomma. E il Cursa riaprirà a quanto pare nella stessa sede Kurzal di Monteatini Terme, presso il teatro dove una volta c'era anche la sala giochi. C'è mai stato lei alla sala giochi del Kurzal? Sì, ci sono stato. Perché parla così? Sì, sta prendendo per il culo. Sì, io sto prendendo per il culo. Ma io sto cercando,
sto cercando, vabbè, via, ma con loro non c'è mai verso di fare niente. Io poi sudo anche con questo affare. Io io vorrei sapere, ma come fai a stare col cappello di non è possibile, ma sapessi in che stato sono, no? Ho dei capelli, sembro un velociraptor in corsa, no, non sono improponibile, capito? Quindi bene, dopo questa gag inutile che abbiamo provato a fare, volevo fare la scelta scia. Comunque sembra il Curzer la riapra nella vecchia sede, insomma. Sì, quindi, sì. Bello. C'è Rodolfo, ci chiede se conosciamo i Boston. Te ricordi Boston, Fede? No, sì, non ci sono mai stato. No, però ho visto qualche video a Boston. Ero curioso di andare andremo anche a Boston. Filadelfia, insomma, lì a due passi, ecco. Andremo a Boston insieme. Sì, andiamo a Boston andiamo insieme. Andiamo a Boston, si va a New York. A conoscere i Boston. A conoscere i Boston. Saranno di Boston, sennò, esatto, come, sennò esatto. Voglio dire. Esatto. Bene. Andiamo avanti con le novità, va. Sì, è meglio. Philip Says, Your Love. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Pacca, solo su Radio Pistoia Web. Philip Says, Your Love, dall'album The Wolves Are Coming, nuova uscita anche questa molto canadese di Toronto, bell'album blues rock per insomma soddisfare un po' i palati un pochino più esigenti. C'è anche la zia su YouTube che ci saluta, ha detto che ha fatto un saluto veloce prima di andare a dormire, salutiamo la zia. Ciao zia! Che poi tra le altre cose aveva scritto anche la scorsa puntata, ma è arrivata tardi. Sì, si è persa la diretta, sì, che peccato. Zia, un bacione. E poi ovviamente, che dice Rodolfo? Ci sono commenti? Sì, ha chiesto se ci ricordiamo l'Excalibur, che sarebbe quella discoteca. Sì. Che addirittura ci sono ancora gli affreschi e ancora alcuni divanetti. Pensa un po', nonostante il soffitto sia crollato miseramente e sia ridotta quasi a un cumulo di macerie, però è rimasto il castello dell'Excalibur ancora, sì. È ancora in piedi. E poi c'era il PG93 a Empoli. Tigio, mi scusi, maestro? Mi scusi. Dica. Che cos'è la discoteca PG93? Quella di Empoli? Boh. No, a Empoli ne conoscevo una. Non io. La conosco. A Sovigliana. Il Jais, quella sì, Jais. E poi scrive: e la sera andavo in fondo al Curzal al night. Ecco. Bene, ora che sappiamo che Rodolfo abbiamo le abitudini di Rodolfo Pisanese. Esatto. Fantastico. Sarà contenta la compagna di saperlo. Bene.
Ma penso forse lo sapeva, spero ne fosse cosciente quando ha deciso di mettersi insieme a Rodolfo, ma noi a Rodolfo lo vogliamo bene come se fosse normale. Uno di noi, Rodolfo, uno di noi, uno di noi, Rodolfo, uno. Bene. Ah, ovviamente a Empoli c'era anche un altro locale, si chiamava il 7-Eleven, non so se te lo ricordi. Montelupo Fiorentino, no. Locale storico, cioè, è il primo locale dove ha suonato Franchino. Quello no. Non te lo ricordi, non te lo ricordi. Andiamo avanti con è la musica. Giovine, 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 è giovine, giovine, è giovine, però perché... Concorde te lo ricordi. Concorde, sì. Concorde perché, raccontiamo che il nostro regista, il buon Tigio, viene da una generazione di DJ che hanno suonato anche al Concorde, giusto? Giustissimo. E quindi c'ha la cultura del Concorde, è affezionato, insomma, un po' come un cordone ombelicale. Sì. È attaccato lì al Concorde. Ci ascoltiamo un bel pezzo ora di Britpop da un autore, tra l'altro lui mai detto. Era un autore, tra l'altro, di un vecchio gruppo, si chiamavano i Lass, John Power, che ha fondato i Cast, e sono usciti con un nuovo album, si chiama Love is in the Call, si chiama Fairway. Pistoia by night, la playlist di Enrico Paca, solo su Radio Pistoia Web. Cast, Fairway, Love is in the Call, John Power, Rex The Last, bel pezzo Britpop, bell'album devo dire, un bellissimo album, proprio un stile Britpop inglese. Siamo quasi alla fine, Fede. Non so, insomma, che ridano loro. Che ridano? Vabbè che ci sta una faccia, insomma. Insomma, fa tutte e due. Meno, ma io, insomma, sono abbastanza discutibile questa sera. Non era previsto che mi mettesse al microfono, ma ahimè. Gliel'ho chiesto, lui mi ha detto sì, vieni. Beh, no, a me mi fa piacere, a me mi fa compagnia, sono qui da solo. Piccino, no. Ci sembra lo zoo di 105, due regia, due... a posto. Manca Wender, manca Lisei, manca... Possiamo iniziare a fare le telefonate, possiamo fare Maranza. Facciamo le telefonate di Massimino di Quarto. Sono Massimino di Quarto. Bene, ci sono messaggi? Rodolfo scrive: il 7-Up a Massa Carrara stava. Io pensavo la 7-Up, ma non era quella che si beveva? La 7-Up, no. Quella di Fido Dido, no. Yeah. Sì, era anche quella, ok. E poi c'è anche alla disco il principe passato a Viareggio. Che... posso leggere? Che tope! Anno 1988. Forse mi volevo dire che top, gli avevo venuto scritto tope, è sbagliato. Correggi, non va bene così. E poi niente, sono spariti i commenti, non so, non me li fa più leggere. Questo telefono sta andando. Bene,
E non, va bene. Non posso aggiungere nient'altro. No, no, lasciamo. Non siamo ancora in fascia protetta, per cui bisogna andarci piano. No, ancora 5 minuti, dai. Fra 5 minuti scatenate l'inferno. Sì. E tanto noi ci salutiamo con l'ultimo brano e ricordo che l'appuntamento tornerà giovedì prossimo alle 10:30, quindi alle 22:30, con un ospite che verrà a trovarci una cantante, una giovane artista, per cui state bene lì in trepidazione, belli incollati, perché nei prossimi giorni sveleremo di chi si tratterà. 0573 190 68 30 se ci volete mandare un messaggino di buonanotte, sempre gradito. E poi ci ascoltiamo, noi ci lasciamo, ci salutiamo con un giovane artista romano che ha fatto un nuovo singolo in collaborazione con un cantautore molto molto famoso. Oibo. Non vi dicito chi è, lo dovete scoprire da soli. Ci risentiamo per la prossima puntata. Chi indovinerà sarà ospite qui a Pistoia by Night. Quindi attenti bene, ascoltatelo bene, perché poi mi dovrete dire chi è. Io vi auguro una buona notte e vi saluto con Amalfitano, con Fosforo. Pistoia by Night, la playlist di Enrico Pacca, solo su Radio Pistoia Web. Tienimi la mano, diva, che mi balla lo sguardo. Sono andato a vivere nel centro del tuo foglio bianco. E tu come stai? Io non ti conosco, ma ogni volta che ti esplode un sorriso è come il fosforo che mi prende la testa e scende giù nel cuore e poi risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare e poi risale come di rimbalzo e mi fa male. Ho visto un'onda salire, mi ci sono buttato, senza pensarci cara più di tanto, era già capodanno. E tu come stai? Io non ti conosco, ma ogni volta che ti esplode un sorriso è come il fosforo che mi prende la testa e scende giù nel cuore. E poi risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare. E poi risale come di rimbalzo e mi fa male. Esplode un sorriso è come il fosforo che mi brucia la pelle, arriva nella pancia e poi mi avvaglia e tu lo sai che lo fai, però non ti basta e poi ricade come di rimbalzo dentro questa stanza, in questa strana situazione nel centro di una Roma stanca e mi prende scende giù nel cuore e risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare e risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare e risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare. Radio Pistoia Web. Big Inside.